È uno dei paesi più piccoli della provincia di Brindisi, ma anche uno di quelli che incassa più soldi dalle multe agli automobilisti che, pizzicati dall'autovelox in dote della polizia locale, sfrecciano sulla statale 7 in un breve tratto di competenza comunale. A Villa Castelli sarà un Natale ricco anche grazie ad un tesoretto di 300.000 euro recuperato dai verbali per eccesso di velocità. Nessuna vessazione, dice il sindaco, ma piuttosto prevenzione. Lì, proprio come ci riferisce anche il comandante, ci sono automobilisti che vanno a velocità molto alta. Quindi là va fatta e viene fatta soprattutto prevenzione. Certo, è normale che poi si introvino delle somme, ma quelle somme sicuramente non servono per andare a coprire i bilanci dei comuni, ma servono per migliorare la viabilità, la sicurezza, le infrastrutture. A tal proposito, sindaco, se può prendere il suo cellulare, le ho inviato un video in cui esattamente sotto il ponte della statale dove è collocato l'autovelox ci sono dei cumuli di rifiuti abbandonati che evidentemente rendono pericolosa la circolazione. Di sicurezza. Ma guarda, dico questo, se vedete bene sia in quelle zone e nell'altra zona subito dopo il ponte dove ci sono le campane, ci sono delle telecamere in funzione da agosto ci sono in funzione delle telecamere, sono arrivati già oltre 100 verbali, ne stanno arrivando oltre altri 100-150, così andiamo a scongiurare tutto ciò. Insomma, correre meno, non abbandonare rifiuti e magari pulire di più con tutti quei soldi.